Ritorno al successo della Lazio con un sofferto 3-2 sul Como al termine di una partita giocata a tutto campo da entrambe le squadre. Avvio veloce dei romani con tiro di Badiani ribattuto da Rigamonti. E pronta replica del Como con staffilata da lontano di Scanziani respinta da Pulici in tuffo. Le premesse per un incontro interessante ci sono tutte e al 14° la Lazio è già in vantaggio. Cross di Martini e tocco di Garlaschelli che anticipa l'uscita di Rigamonti. Dopo 2 minuti giunge il pareggio della squadra all'Ariana. Iacchini ha pozzato, questi tocca a correnti sul qui cross. Wilson, nell'intenzione di mettere sul fondo, colpisce male e spedisce alle spalle di Pulici. Prosegue così per la Lazio la serie dei gol incredibili. La buona vena di Lopez, autore del passaggio, e di Chinaglia, che impegna Rigamonti, scuote la squadra bianco-azzurra che continua a premere sulla difesa comasca. Ancora Chinaglia su una corta respinta di Fontolan e l'autore della rovesciata che il portiere respinge distinto. Il Como sorprende la Lazio all'inizio della ripresa con una serie di incursioni che mettono in crisi la retroguardia. Wilson riesce a frenare lo spunto di Iacchini che aveva già superato 2 avversari. Poi è il terzino Boldini a tentare il gol con un tiro dal limite deviato in angolo da Pulici. E dopo un ennesimo tentativo di Rossi giunge al 10° la seconda rete del Como. Da Boldini a Iacchini, cross di quest'ultimo e colpo di testa vincente di Rossi. Sul 2-1 il Como sembra avere la partita in mano, ma al 18° la Lazio riequilibra le sorti con una manovra in verticale condotta da Martini e Chinaglia e conclusa da Garlaschelli con una tempestiva deviazione. I biancoazzurri diventano ancora più incisivi con l'innesto di Ferrari al posto di D'Amico. Vanno vicini al gol con questa azione che ha per protagonisti gli stessi elementi del precedente gol e riescono subito dopo a mettere a segno la rete del successo con Ferrari che raccoglie al volo un cross di Martini allungato dalla deviazione di Fontolan. È il primo gol in Serie A del 27enne attaccante. Successivamente la Lazio potrebbe mettere al sicuro la vittoria dopo una triangolazione tra Chinaglia e Lopez, invece rischia di subire il pareggio allo scadere con una punizione di Guidetti deviata da Pulici contro la traversa.